Carissimi telespettatori, buona serata. Beh, il 13 maggio cosa ricorda? Beh, uno dice tante cose, ne ricordiamo due, noi, di più non ne ricordo. Una molto forte come testimonianza di fede nel tempo che non sbiadisce mai. Il 13 maggio in cova di Ria apparve brillando la Vergine Maria. Apparizione di Fatima ai tre pastorelli. L'apparizione che ha aperto il Novecento, cioè il secolo passato, il millennio passato, con dei messaggi forti, profondi, veri, che hanno segnato profondamente anche quello che possiamo chiamare il percorso di Chiesa e di società civile, intuendo già messaggi così profondi, gli avvenimenti che sarebbero succeduti anche proprio cronologicamente. E in questo 13 maggio, questa volta è più recente, si è fatto da una parte grave, dall'altra parte miracoloso, 13 maggio 1981, piazza San Pietro, terribile attentato a San Giovanni Paolo II, dove il Papa ha sempre detto che una mano materna, la mano di Maria, il 13 maggio vi ricorda l'apparizione di Fatima, deviò la traiettoria mortale del proiettile, dandogli gravi ferite, ma non mortali, che San Giovanni Paolo II continuò il suo ministero petrino ancora per tanti anni. Però è un segno anche questo iscritto nelle profezie di Fatima. Un santo padre dovrà soffrire molto. E in queste sofferenze anche quella della pietà. Quindi è un ricordo, dobbiamo, buoni cristiani, rinverdire, dire, chiediamo attraverso Maria, la madre, la regina, è l'esempio di fedeltà al Signore, di essere anche noi capaci di una, potremmo chiamarla sempre, di una volontà e capacità di mantenere salda la nostra fede, forti i nostri principi, ardente la preghiera. Questa sera, prendendo sempre spunto dagli Atti degli Apostoli, stasera dovete leggere, perché è un capitolo un po' lunghetto, è il capitolo 23 e sono versetti, dal 12 praticamente al 35, sì c'è qualche impressione in mezzo, nella parte liturgica ha saltato alcuni versetti, però varrebbe la pena leggere tutto il capitolo. Cosa racconta? Beh, è una pagina triste, molto triste, ma che nella vita qualche volta fa bene anche leggere. Qui c'è una trama, una vera e propria congiura contro Paolo, al punto che c'è normalmente il digiuno e la preghiera vengono fatti per fare delle penitenze, per espiare dei peccati, oppure per un voto particolare, per chiedere una grazia. Qui sono 40 persone, 40, pensate, che fanno un proposito di non mangiare, non bere, fin quando non hanno potuto realizzare un cattivo proposito. Sopprimere Paolo. Ma come sempre, c'è sempre qualche difetto anche nelle cose più segrete. La gente le racconta, è anche interessante. C'è un bambino che viene a saperlo, conosce Paolo, è un parente, e va lì, si vede che Paolo godeva, essendo cittadino romano, di una prigionia piuttosto blanda, non era di quelle dure. Lo dice a Paolo che c'era questo intento, e lui doveva comparire il giorno dopo nel tribunale, protetto certamente dai soldati romani, ma questi erano in 40, pronti a tutto. E Paolo dice, va, portatelo dal comandante. Il comandante, quando sa c'è questa trama, va a portare Paolo immediatamente sotto una scorta, qui vengono messi dei numeri, due centuri, 200 soldati, più i cavalieri, lo fa portare verso il mare, dove c'era Cesarea di Filippo, una zona molto carina ancora oggi, quando si va in Terra Santa, dire questo porto, costruito anche sì in onore di Cesare, fu costruito dal re Erode per rendersi, come si suol dire, il buon servitore dei romani, per ingraziarseli e avere tutti i vari titoli per esercitare il suo regno. Ora, una trama tremenda, un vero e proprio santuario della malvagità, dove attraverso dei riti apparentemente religiosi si vuole esprimere
una volontà di uccidere. Ci sono quelli che noi chiamiamo ancora oggi estremismi, radicalismi, fanatismi religiosi. E sono davvero molto pericolosi, perché portano, come in questo caso, a una piaga tremenda, quella di voler sopprimere chi non la pensa come noi, di voler addirittura, come in questo caso, no? Far tacere il giusto per far emergere, attraverso la propria malvagia condotta, una perversa volontà di non cambiare atteggiamento. Quindi un atteggiamento nei confronti di Paolo, che sapevano, portava delle belle argomentazioni, aveva una forza morale notevole, aveva una preparazione teologica eccellente, portano non uno scontro verbale, comunque accademico, ma addirittura una volontà di uccisione. E qui si vede quello che si vede spesso nella storia: il debole contro i forti. Solo che il debole non è soltanto la forza fisica, se poi era in 40 da Paolo da solo, è evidente. Il debole diventa il forte quando le sue argomentazioni sempre vincono. Mentre le argomentazioni altrui sono talmente fragili che è solo con la forza che cercano di vincere. E anche qui abbiamo un atteggiamento intelligente da parte dei romani, che a parte lo proteggono e lo portano sotto una scorta come se fosse un personaggio famoso da proteggere, e lo era, anche se non era un personaggio legato alla politica del tempo. E dall'altra parte, quando arriva con una lettera di presentazione da questo signore che si chiamava Antipatreti, e il giorno dopo con i cavalieri proseguono, e quando arriva a Cesarea di Filippo, il buon Paolo viene messo anche qua a custodia, e il governatore gli dice: senti, semplicissimo, ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori. Come dire, io non ti giudico, non ti condanno, ti do la possibilità di confrontarti in un modo, i romani dicevano, amministrando la giustizia, è di mettere a confronto accusato con accusatore, essere dal punto di vista proprio del giudizio neutro il più possibile. Ecco, è un senso di giustizia che il pagano ha, e che purtroppo aveva perduto alcuni di quei giudei che si erano scagliati duramente, prima contro Gesù, se vogliamo guardarla bene, avevano colpito Stefano, e avevano anche martirizzato, avevano colpito già molti cristiani, anche lo stesso Giacomo, che viene fatto uccidere da Erode, ma su istigazione di molti giudei, e ora volevano colpire e far tacere Paolo. Come vedete, cari fedeli, cari amici, i Greti 55 che seguite, gli Atti degli Apostoli ritraggono l'uomo del tempo, in questo caso anche situazioni, dove la forza della fede, l'amore per il Signore, la dirittura morale e la volontà di cercare il bene devono sempre essere al primo posto. E a volte il bene viene da persone che non prevede, in questo caso centurione, il governatore, queste persone i cui nomi entrano ed escono facilmente dal testo, ci dicono che a volte la buona volontà e la retta coscienza non solo non hanno una religione, ma non hanno un confine. Sono in tutte le persone oneste che hanno un'ispirazione divina. È una pagina, pur nella sua durezza e malvagità, che apre alla speranza. Grazie di questo ascolto, buona serata a tutti, e fate una preghiera attraverso San Giovanni Paolo II per qualche vostra buona intenzione. Grazie.